È sabato e sono le 11 di mattina. Ti svegli un po' frastornato dopo un'uscita tra amici, ma trovi la forza per aprire Facebook. Ah, delle foto di ieri sera. Sicuramente la prendi sul ridere, ma tieni conto che nello stesso momento qualcuno potrebbe reagire così. Lei seleziona il personale per l'azienda a cui hai mandato il curriculum. Nella vita privata puoi fare ciò che vuoi, però stai attento a tenerla separata da quella lavorativa. Quindi ricontrolla tutte le tue foto e se trovi qualcosa di compromettente o che vorresti tenere privato, togli la tag. Inoltre, fai in modo che tutti i contenuti che ti riguardano siano visibili solo agli amici. Proteggi la tua privacy. Ma attenzione, non esiste solo Facebook. Chi sta valutando il tuo curriculum al 90% digiterà il tuo nome su Google per avere più informazioni su di te. Qui possono risultare i commenti che hai scritto, altre foto, articoli che hai scritto. Per avere la situazione sotto controllo, imposta un alert riferito al tuo nome. Tutte le volte che scrivi o viene scritto qualcosa su di te, arriverà sulla tua email un avviso come questo. Quindi, nel tempo libero, sii te stesso. Ma ricorda, la tua reputazione digitale va sempre tenuta sotto controllo.